sono qui a Treviso dove si stanno raccogliendo le firme sotto la dicitura Tempo di Casa. È una battaglia importante, una battaglia sociale in cui stiamo appunto raccogliendo simpatie da tutti gli italiani trevigiani che si sentono discriminati e che vedono costantemente che gli alloggi vanno ai non italiani. Questo è un qualche cosa oltretutto che in certo senso è incoraggiato da una legge regionale che sostanzialmente discrimina contro gli italiani, e noi riteniamo che sia un progetto fondamentale, quello nostro, di priorità agli italiani, anzi di assegnare gli alloggi solamente agli italiani, sia un progetto fondamentale in questa battaglia anche elettorale che si preannuncia molto, molto irruenta, molto importante per tutta l'Italia, e che vede Forza Nuova allargare oltretutto la sua base popolare di giorno in giorno. Qui i temi immigrazioni, i temi corruzione, ricordiamoci c'è stato un gravissimo caso di corruzione, il caso del Mose a Venezia pochi mesi fa, quindi il tema immigrazione, il tema corruzione, ordine pubblico e appunto discriminazione sociale, queste sono le battaglie che in questo momento stiamo svolgendo con fortissimi riscontri. Io ieri ero a Venezia dove abbiamo presentato la nostra lista, sala piena, oltre un centinaio di persone fra candidati e simpatizzanti. Oggi vado a Chioggia dove c'è dove ci sono azioni sia di solidarietà nazionale che di Forza Nuova in mezzo alla strada, e poi concluderemo la giornata con un corteo importante, sempre più temi sociale e di ordine pubblico, a Padova, in un quartiere che è diventato un quartiere simbolo, Arcella, e dove sostanzialmente non possiamo più pensare di tenere quello che è l'ordine civile che per secoli è stato tenuto, proprio perché in realtà è diventato una no-go area, e dove appunto gli italiani trovano difficoltà a girare soprattutto la sera.